Il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, in visita alla Cittadella della Pace a Rondine Borgo del Valdarno Aretino. 30 i giovani sacerdoti del territorio fiorentino che hanno incontrato gli studenti della World House. La visita, a cui ha preso parte anche l'arcivescovo di Arezzo, Riccardo Fontana, rimarca il bisogno anche per le giovani generazioni di preti di capire come prendersi cura delle relazioni. Abbiamo ritenuto opportuno far conoscere ai nostri preti più giovani un'esperienza come questa, perché noi li educhiamo nella normalità alla vita parrocchiale, ma la vita parrocchiale diventa asfittica se non si apre anche a orizzonti più ampi di essa stessa. Per cui ecco uno sguardo che allarghi il cuore e la mente dei nostri preti mi sembra molto importante. Qui a Rondine da oltre 25 anni vengono ospitati studenti da paesi in conflitto e viene insegnato loro come diventare leader di pace. Venendo qui ho potuto ribadire la mia convinzione circa il grande bene che può fare Rondine, sia nel nostro contesto ma soprattutto in quello che è il rapporto della fede con i grandi problemi del mondo. Il problema della pace che oggi ci interroga profondamente non può trovare soluzione se non attraverso un lavoro educativo che passa appunto attraverso il passaggio del nemico a persona e l'incontro nella differenza cercando la comunione, il dialogo. Ecco, tutto questo è fondamentale nei grandi contesti dei rapporti tra i popoli, ma è anche uno stile di vita quotidiano che dobbiamo apprendere anche nelle nostre comunità. E questo penso che sia un gran dono che Rondine fa alla Chiesa e alla società oggi.